sono rilassata dal 95, mia moglie ha un figlio di 15 anni. Lavoro nel sindacato, mi occupo di politiche sociali e di disagio lavorativo, ma ecco che in questi giorni, negli ultimi tre anni, lo sportello mobile di disagio lavorativo ha quadruplicato l'accesso di lavoratori, di famiglie, di persone. Poi mi occupo di economia solidale, che a Villa Santa è nata dal gruppo Scout, se se lo ricorda, e per questo ho partecipato un po' alla costruzione della bottega del commercio equo, dell'associazione La Mondolfiera, che oggi non c'è più, del gruppo d'acquisto e del distretto di economia solidale. Ed è da qui che vorrei partire con qualche breve flash di dati. Si è parlato tanto di territorio coperto, basta vedere il territorio, diamolo questo numero: 57% della Brianza è cemento e asfalto, prima provincia d'Italia. Ai nostri nipoti penso che lasceremo cemento e asfalto. Noi abbiamo tentato di invertire la rotta, lo diceva Michele, con questo progetto del pane. Ci abbiamo provato, volevamo bestemmiare, perché chiedere di coltivare biologicamente in Brianza è come bestemmiare oggi. Abbiamo trovato però il terreno con tanta fatica, 400 famiglie tutte le settimane mangiano quel pane coltivato qua vicino, e poi al momento giusto è arrivata la regione che costruisce la TEM e espropria il terreno. Quindi 400 famiglie, per fortuna, perlomeno hanno cominciato a capire che cosa significa sentirsi parlare di Expo, di spagnare il pianeta. Ce l'ha spiegato bene Michele Cereda prima: 2 milioni di metri quadrati tolti. No, di persone sfamate, se non mi ricordo bene, mi ricordo 2 milioni, insomma. Quindi la Brianza è questo. Il 24 agosto del 2012 il pianeta Terra aveva finito di consumare le risorse del pianeta che il pianeta aveva prodotto per quell'anno. Cioè dal 24 agosto tutto il pianeta incominciava a consumare quello che dovremmo lasciare ai nostri nipoti e ai nostri figli. Questa data negli ultimi 10 anni viene anticipata ogni anno di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, all'inizio era alla fine dell'anno. Questo vuol dire che stiamo consumando, se parlassimo in termini bancari, stiamo consumando gli interessi e non più soltanto il capitale che abbiamo. Lo stesso avviene per il pesce in Italia. Più o meno con la stessa logica il pesce del Mediterraneo non dura un anno. Voi vedete che quando andiamo a comprare il pesce al supermercato troviamo spesso pesce dell'Atlantico, pesce da altre parti, perché ormai lo sfruttamento ha superato la disponibilità nei tempi che ci vogliono. Allora, se questo è il quadro, Villa Santa non è fuori da questo quadro, anche se la giunta attuale ci ha detto che il bilancio energetico del paese è ottimo, però secondo me noi non siamo su un'isola felice. Io non sono ottimista, sono molto preoccupato, non sapevo neanche cosa dire questa sera. Sono preoccupato perché io non vedo nessun politico oggi che è capace di dire alla gente che dobbiamo cambiare stile di vita. Ci sono stati 3 grandi politici che hanno detto con grande prosopopea, il presidente Truman, il presidente Bush e la regina Elisabetta hanno detto chiare lettere che nessuno può mettere in discussione il nostro stile di vita. Quindi il Polo Nord che si sta sciogliendo, e i dati che vi ho dato poco fa ormai ci dicono che noi siamo nella catastrofe, non è che la spegniamo. Solo che io non vedo davvero nessun politico oggi, nemmeno sul piano territoriale del comune, che sia capace di affrontare i temi della sobrietà o dell'essenzialità di una logica diversa. Su che cosa bisognerebbe
puntare. Ma sicuramente è stato detto, e lo accenno soltanto, la riqualificazione energetica degli edifici. Non solo il territorio deve avere uno sviluppo zero, ma dobbiamo andare sotto zero. Ogni volta che si tocca una fabbrica dismessa, un territorio dove prima c'era... Oh mamma mia, siamo alla fine. No, di questo ho già parlato. Allora, una parola sulla comunità. Noi siamo abituati a dire che la comunità è l'economia delle relazioni. Dobbiamo rifondare la comunità sui temi della partecipazione, dovremmo fare il decentramento, tre quartieri, tre comitati di quartiere che hanno potere insieme al Consiglio Comunale, la Santa, San Fiorano, Sant'Alessandro. E dovremmo puntare sulla resilienza, sulla capacità delle persone di resistere, ma di reagire anche nelle situazioni difficili, fare condivisione, non soltanto la gratuità e la solidarietà che per noi in Brianza è nel DNA, no? Siamo tutti capaci. Però quando abbiamo tentato di fare la banca del tempo a Villa Santa è fallita in poco tempo, non perché la gente non era capace di offrire, di dare, ma perché nessuno voleva chiedere, perché in Brianza nessuno vuole dire che ha bisogno degli altri. Siamo imbevuti da questa cultura dell'individualismo, dell'egoismo, che ci permette solo di dire: se hai bisogno, ciao, ti aiuto dall'altezza della mia, ma non sono capace di chiederti di stirarmi la camicia. Ecco, forse dobbiamo cambiare qualcosa di questa cultura. Speriamo che ci sia qualcuno che ha il coraggio di chiedere voti su queste cose.